Carmelo Rigo, allenatore della squadra del Sauga, una vittoria importante sul campo dei Graniti che in pratica vi tiene sempre presente per quanto riguarda i quartieri alti della classifica e soprattutto i playoff. Sì, oggi era importante fare il risultato pieno per non sganciarsi dal treno di testa. Abbiamo fatto mezzo passo falso la settimana scorsa, ma ci può anche stare. I ragazzi stanno giocando bene, i risultati stanno andando bene e oggi è stato importante anche per il morale portare 3 punti a casa su un campo molto difficile quale quello di Graniti. Un incontro con diverse sfaccettature, un po' di sofferenza iniziale e anche finale. Sì, è stata una partita bella anche per questo, perché abbiamo iniziato bene, siamo andati in vantaggio, poi siamo andati sotto, poi a fine primo tempo ci siamo ritrovati nuovamente in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo un po' dilagato, potevamo fare altri gol e li abbiamo sbagliati e poi all'ultimo, quando sbagli paghi. Allora abbiamo avuto gli ultimi momenti finali di sofferenza dove il Graniti è tornato sotto nuovamente, ha fatto 2 gol, però alla fine i ragazzi sono stati bravi a tenere a bada gli attaccanti del Graniti. Una squadra, il Sauga, che segna tanto, però ogni tanto subisce parecchio. Beh, questa è la prima partita dove prendiamo 4 gol. Precedentemente soltanto il Niche all'andata ci aveva fatto 3 gol, infatti la nostra era la miglior difesa insieme a quella del Taormina. Ora ci ritroviamo a 14 reti subiti, ma sono abbastanza contento per il reparto. Può capitare una giornata brutta, fortunatamente questa giornata ha coinciso con una nostra vittoria, perciò passa anche sotto tono questi gol subiti. Atletico Taormina e Sporting Giardini, mantenete la stessa distanza. Secondo te in questo rush finale il Sauga può sperare in qualcosa in più? Ma noi, il nostro obiettivo è quello di giocarci ogni partita con la stessa concentrazione. Poi alla fine del campionato vedremo cosa viene fuori. Sicuramente la nostra è stata una rivelazione perché i nostri obiettivi erano altri. E sapevamo che lo Sporting Giardini aveva allestito una squadra per fare il salto di categoria e il Taormina anche. Hanno un organico molto forte, stanno rispettando quelle che erano le aspettative. Noi siamo una sorpresa, diciamo, e ce la giochiamo fino alla fine. Poi se il campionato ci darà la soddisfazione di poterci giocare anche i playoff, li affronteremo dignitosamente come abbiamo fatto finora tutte le partite. Tu che eri l'anno scorso anche nel Sauga come allenatore, anche se eri con Mimmo Moschella, quest'anno la squadra stai allenando tu. Secondo te la forza di questa annata calcistica del Sauga qual è? Ma secondo me è il gruppo. Quest'anno la prima cosa per noi era fondamentale, era quella di formare un gruppo compatto che stesse bene insieme e giovane. Questo ha fatto sì che questi ragazzi si equalizzassero bene fra di loro, si aiutano fra di loro durante la partita, stanno bene insieme durante gli allenamenti, anche perché siamo anche sempre molto numerosi, 20-22 persone al campo. Penso che il gruppo ha fatto sì che il Sauga quest'anno potesse raggiungere questi risultati che abbiamo ottenuto fino adesso.